sepolto una ragazza, ma sulla sua tomba tutt'oggi non c'è il suo nome scritto. Eritatria, omertà. Non si deve collaborare con gli sbirri. Lei, che invece era diventata una testimone di giustizia perché aveva visto delle cose, avevano ucciso il padre, ucciso il fratello, lei diventa testimone di giustizia. Quello che ha visto, sentito, respirato lo mette a disposizione della giustizia. Paolo Borsellino diventerà per lei il suo secondo papà. Ebbene, Eritatria a un certo punto non ce l'ha più fatta. In televisione aveva visto le immagini del suo secondo papà morto in via D'Amelio. Lei era protetta in una casa di Roma. E scrisse nel suo diario le ultime parole, dicendo che la prima mafia da combattere è quella che c'è dentro ciascuno di noi. La mafia siamo noi, i nostri comportamenti, a volte i nostri linguaggi, le nostre deleghe, i nostri atteggiamenti. Lei si è poi uccisa in un momento di grande fragilità. Io sono convinto che quel volo da quel piano, di quella casa in via Amelia a Roma, al marciapiede, sono convinto che Dio l'ha abbracciata, Eritatria, in questo paese così civile, di grande progresso, di grande sviluppo, di grandi proclami. Vorrei che nessuno si dimenticasse di una tomba senza il nome di chi c'è dentro, perché questa cultura non si può, deve vincere l'omertà.